mi sembra di vedere niente. Neanche a me. Magari se muggiamo come abbiamo fatto stamattina, loro ci risponderanno e le troveremo. È come un gioco d'ascolto. Questa è musica! Viene da quella parte. I trattori muggiscono. No, ma le mucche sì! Urrà! Ce l'abbiamo fatta! 4 mucche trovate, 6 a zampa libera. Con un mumu qui e un mumu lì, qui un mumu lì, un mumu ogni dove mumu. Questa è musica! Lì un mumu ogni dove un mumu. Con questa sono 5. E con questa sono 6. Qui un mumu, lì un mumu ogni dove mumu. 7 mucche! Mucche! Questa era l'ultima e ora muoviamoci! Siamo tornati! E giusto in tempo! Ho riparato il cancello così le mucche possono tornare a casa! Vado piano piano! Mucche, è la vostra fermata! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh no! 10! Evviva! 10 mucche? Siete stati bravi a tenerle tutte d'occhio. Vi sarete concentrati molto. In realtà abbiamo giocato. Avete giocato? Sì! Abbiamo fatto dei giochi che ci hanno aiutato a concentrarci. Ma sembra abbiano funzionato. A proposito di giocare, chi vuole cantare nella vecchia fattoria tornando a casa? Io! Anch'io! Suppongo potrei unirmi a voi. Nella vecchia fattoria, ia, oh! Quante mucche, zio McCall! Forse non dovremmo parlare di mucche. Cani? Perfetto! Con un bau bau qui e un bau bau lì, in ogni dove bau bau. Nella vecchia fattoria. Kana, cosa stai facendo qui dietro? Non so cosa sia successo, all'improvviso mi sono fermata. Hai finito il vapore? Io non uso il vapore, mi alimento con l'energia elettrica, ma la mia batteria è carica. Deve esserci qualcosa che non va. Cosa potrebbe essere? Non lo so, sono solo super bloccata. Come porterò i vagoni alla stazione di Vicarstown se non posso muovermi? E se io trascinassi i tuoi vagoni e te fino a Vicarstown? Ma se tu non fossi... abbastanza veloce da arrivare prima del tramonto? Non sarò veloce come te, ma posso comunque portarvi lì in tempo. Parola di Thomas. Elettrizzante! Grazie, Thomas. Reggiti forte! Si parte! Tutto bene, Thomas? È più difficile del previsto. Ci vorrà soltanto un po' più di olio di assi. Ci stiamo muovendo! Noi stiamo per arrivare! Thomas, credi che ci sia un qualche modo per andare soltanto un pochino più veloce? Noi, non siamo soli. Thomas, potresti per favore accelerare un po'? Noi dobbiamo assolutamente arrivare ad Arwick, caro. E dobbiamo arrivarci entro oggi, tesoro. Sì, ho capito. Faccio del mio meglio. Credevo che un treno ad alta velocità dovesse essere ad alta velocità. Stiamo andando all'indietro. Non avevo mai rallentato nessuno finora. Per favore, cerca di accelerare un po', Thomas. Non c'è proprio niente che possiamo fare. Non preoccupatevi.
preoccuparti, mi è venuta un'idea. Prenderemo la via alternativa. È la mia scorciatoia segreta. Grazie, Thomas. Buona fortuna. Stai bene, caro? Non perderti. Sì, non perderti. Sei sicuro che sia una scorciatoia, Thomas? Non preoccuparti. Ti ho, Thomas, promesso che ti avrei portata a Vicarstown prima del tramonto ed è quello che farò. Ok, se pensi che ci riusciremo. Aspetta! Cosa c'è? Cosa succede? Quel binario è così, così collinare, pieno di curve. I treni ad alta velocità come me si ribaltano se vanno troppo veloci. Fortuna che stai andando alla velocità di Thomas, quindi tieniti forte ai tuoi assi e preparati al divertimento. Che genere di divertimento? Ti faccio vedere. Pronta? Può darsi. Ciao, trenini che non ho mai visto prima. Sono Sandy. Come posso aiutarvi? Psst, siamo noi, Thomas e Percy. Siamo agenti segreti. Forte, bei travestimenti. Grazie. Per caso hai qualche tipo di gadget per farci lavorare nel buio? Oh, certo che sì! Siamo in una missione super segreta. Ah, certo. Seguitemi. Oh, forse questo... No, ecco fatto! Ta-da! Potrete mandare messaggi segreti con il vapore colorato. Provate! Quello significa... Attenzione, dinosauro sui binari! Messaggi di fumo epici! Ho anche aggiunto dei rubinetti con un liquido super scivoloso, in caso vi serva una via di fuga rapida! Oh. Visto? Che forte! E adesso preparatevi al gadget più segreto di tutti quanti! Oh! Che cosa? È talmente super segreto che non lo so neanche io! Dovete usarlo soltanto in caso di una vera emergenza! Grazie, Sandy! Ora siamo pronti a tutto! Sì, e non possiamo avere paura se siamo preparati! Pronto, agente 006? Prontissimo, agente numero 1! Grazie di aver scelto il super segretissimo e fantastico laboratorio di gadget di Sandy! Coraggio! Spegniamo le luci e cerchiamo di superare la grande stazione senza essere visti! Spegnere le luci? D'accordo! Non facciamo rumore! Per un pelo! È divertente, Tom! Volevo dire agente numero uno! Puoi dirlo, agente 006! Sei sicuro che non ci servano più i travestimenti, Thomas? Nessuno può vederci al buio! Ah, giusto! Il buio! Non c'è niente di cui aver paura. Guarda! È solo un vecchio segnavento. Sai, gli agenti segreti non devono farsi vedere, ma non devono neanche farsi sentire. Vediamo se riusciamo a passare nella fattoria senza svegliare gli animali. Andiamo! Avevano mai visto nulla di simile. Oh, grandioso! Abbiamo quasi raggiunto la costa. Niente più gallerie buie. No, soltanto splendide campagne panoramiche. Eh? Il ponte è alzato. E senza elettricità non possiamo abbassarlo. E ora che cosa facciamo? Cana, tesoro, tu puoi fare qualcosa? Kana, pensi di poterti collegare al ponte come hai fatto con la galleria? Che idea elettrizzante! Scopriamolo subito! Posso collegarmi e alimentare il ponte! Niente corrente, nessun problema! Ah! Ah!
passato il ponte, ma ora sono senza forze. Ho esaurito la batteria. Non fa niente. Andate a Bickerstown. Io me la caverò. No! Attaccati a me, cane! È tutto collegato, giusto? Beh, ora tu sei collegata a me e io ti porterò a Bickerstown! Bel lavoro, Percy! Sulla sinistra potete ammirare il faro di Bickerstown. Ora è spento, ma quando è acceso è... Spettacolare! Spettacolare! Davvero incredibile! Davvero magnifico! Ti ringrazio! È stato senza dubbio un tour panoramico, proprio come dicevi tu! Beh, l'elettricità è tutta collegata, ma lo siamo anche noi! Ce l'abbiamo fatta insieme! Sì! Questo tour panoramico è stato a dir poco brillante! Caspiterina, come sono simpatica! È vero! Molto spiritosa, Clarabel! Ciao, ragazzi! Sono di nuovo carica e pronta a partire! Perché non ci colleghiamo tutti per il viaggio di ritorno? Ottima idea! Io farò strada! Elettrizzante! Ciao, Sandy! Chi ha ordinato un binario nuovo? Da questa parte l'Occa Biga. Posa il binario. Fissa il binario. Percorri il binario! Grazie! Wow, è stato un lavoro più difficile del previsto. Mi è servito molto aiuto, dopo tutto. Il lavoro non è ancora finito. Ora che siamo di nuovo sui binari, andiamo a vedere la grande montagna di sabbia. Andiamo, Carly, non te la puoi certo perdere. E chissà se mi servirà altro aiuto durante il viaggio. Ho degli altri pezzi di binari. Arriva! La prima cosa che farò quando vedrò quella montagna di sabbia sarà fare il castello di sabbia più sabbioso del mondo. E tu, invece? Io distenderò la mia gru per vedere se è più alta di me. Scommetto che è molto più alta. E tu cosa farai, Thomas? Thomas! Siamo... arrivati? Quasi! Manca soltanto una collina. Ma è una collina molto ripida. Non è il momento migliore per sentirsi accaldati e stanchi per questa sabbia pesante. Non aggiungere altro. Posso costruire un ventilatore per rinfrescarti o un bel deposito accogliente per fare un pisolino. O posso leggerti la mia storia preferita per andare a dormire. Motocarrello piccino picciò. Non è necessario, credo di avere solo un po' di sete, tutto qui. Guarda, c'è un serbatoio dell'acqua laggiù. Ci penso io. Sandy, non c'è bisogno che faccia tutto tu. So già che sei molto utile. Non essere sciocco, ci penso io. Ci sono quasi! Sandy, sta attenta! Ah! A proposito di zona dei tuffi! Beh, adesso non ho più sete! E ora hai acqua in abbondanza da portare con te! Problema risolto! Ma Thomas non sta trasportando acqua, deve consegnare la sabbia! Oh no! L'acqua ha trasformato la sabbia in fanghiglia. Sono sicuro che la sabbia si asciugherà prima del nostro arrivo a Whiff. Andiamo! Aspetta, non puoi salire sulla collina. La sabbia si rovescerà. Che possiamo fare? È tutta colpa mia. Volevo essere la migliore aiutante del mondo, non... rovinare questa consegna. Non essere sciocca, non sarei mai arrivato fin qui senza di te. Aspetteremo che la sabbia si asciughi proprio qui. Sì, aspetteremo.